Ben ritrovati all'approfondimento di Telenuova Focus. L'approfondimento della nostra redazione oggi, e non poteva essere diversamente, è dedicato a quello che sta accadendo nel mondo dei giovani. Si parla di baby gang, a me questa espressione non piace, ma c'è un problema, c'è una problematica legata sicuramente al mondo dei minori che vogliamo affrontare quest'oggi, grazie alla presenza nei nostri studi della dottoressa Grazia Gentile della Società Italiana di Pediatria. Io la ringrazio per essere qui a parlare di temi che probabilmente abbiamo trattato in diverse circostanze. Per il passato ritornano in tutta la loro drammaticità quando si verificano episodi di cronaca, tanto da finire col parlare di baby gang. In realtà c'è un problema che è molto più profondo, che è legato al mondo dei minori, contestualizzato all'epoca contemporanea e quindi alla tecnologia, ai social, ad un'immagine diversa, alla necessità dei genitori e del mondo degli adulti di dover stare al passo con i tempi e con questi ragazzi che crescono in maniera così veloce, acquisiscono nozioni in maniera così rapida che alle nostre generazioni sembra impossibile e soprattutto fronteggiare questo nuovo modo di vivere. Da dove partiamo? Io direi di partire dai valori che purtroppo mancano, non ci sono, perché secondo e ascoltando anche il loro modo di pensare, di ragionare, si sente spesso e si comprende come valori legati alla famiglia, ai sentimenti, ai valori puri, reali, genuini, non vengono neanche più trattati né dalle famiglie, quindi dai genitori, né dalle istituzioni che potrebbero in un certo qual modo andare a sopperire alle lacune. E allora che cosa succede, rispetto a quale mondo ci stiamo affacciando, dottoressa Gentile? Ringrazio innanzitutto Telenuova per la sensibilità nell'affrontare, anche il coraggio di affrontare argomenti sui quali molto spesso tante coscienze restano un po' silenti, silenziose, perché è difficile affrontare, diciamo, la crudeltà di un mondo di giovani che diventano piccoli gangster. Ma questi ragazzi, che sono sicuramente responsabili, sono sicuramente prima di tutto vittime di una società e di un sistema, soprattutto famiglia, che non proietta più all'interno della famiglia i valori. Le famiglie oggi sono famiglie piccole, isolate, spesso entrambi i genitori lavorano o se non lavorano non sono dedicati ai ragazzi, e i ragazzi crescono in una situazione anche di solitudine, di isolamento di valori, e quando i ragazzi crescono nell'isolamento cercano compagnia e spesso la trovano, soprattutto in realtà difficili o a maggiore rischio sociale, in situazioni deviate. Quindi bisogna, a mio avviso, non solo investire nell'educazione dei giovani, ma soprattutto investire nel recupero del ruolo dei genitori. Quindi bisogna investire in chi ha cura dei ragazzi e in chi ha la responsabilità dei ragazzi. Quindi educare i genitori, la mamma, il papà e tutto il sistema famiglia, e quindi la società, e quindi la scuola e le istituzioni, ad investire sul piano emotivo, cambiando i comportamenti, dando attenzione e ascolto ai ragazzi fin dalle prime fasi dell'infanzia, seguendone il percorso. Oggi si parla per esempio di abbandono scolastico, ma non è che un ragazzo dalla sera alla mattina non va più a scuola. Ci sono una serie di segnali precoci che vanno assolutamente intercettati: lo scarso amore per la scuola, lo scarso interesse per le materie scolastiche, lo scarso coinvolgimento nelle attività che pure la scuola propone, fino poi ad arrivare all'abbandono, che poi è ovviamente l'anticamera di una serie di devianze ben note. Ecco, questo vuol dire che fino ad oggi la nostra società aveva investito in progetti, progettualità dedicate prettamente ai giovani, dagli adolescenti ai più piccoli. Probabilmente in questo si è verificato un cortocircuito, qualcosa non ha funzionato, non erano i giovani da attenzionare, ma probabilmente era il mondo degli adulti. Forse anche, io direi, non con tante responsabilità di fondo, perché non era immaginabile
che la società si evolvesse, andasse così rapidamente. Se noi negli ultimi 50 anni abbiamo assistito ad un progresso che è andato anche oltre, 50 anni fa non avevamo forse neanche il telefono con la cornetta, oggi abbiamo superato anche gli iPhone, i telefonini cellulari, si è andato anche oltre, quindi si è avuto un'evoluzione così rapida e fulminea, non sappiamo dove arriveremo tra un po', e allora dobbiamo ridisegnare le regole. Sì, perché le regole si sono completamente spostate sull'apparire e non più sull'essere. Allora apparire belli, apparire sempre giovani, apparire ricchi di iPhone piuttosto che di macchine importanti o di abiti estremamente griffati. Quindi è un culto dell'apparenza che ovviamente non realizza sostanza. E chi non riesce, per motivi economici soprattutto, a poter essere alla pari con gli altri, trova strade di devianza. Perché basta leggere le motivazioni per cui i ragazzi scelgono strade di delinquenza, soprattutto in quartieri della Campania tristemente noti, sono legati al dio danaro, a un danaro che serve loro per comprare cose lussuose che altrimenti non potrebbero permettersi, e questo è tutto. Ma se noi spegniamo l'enfasi sull'oggetto di lusso e recuperiamo il valore dell'individuo indipendentemente dalla ricchezza che ha o che manifesta, i ragazzi sicuramente possono trarre vantaggio e capire che alla fine non sei apprezzato se hai un bel telefono, ma sei apprezzato se sei una bella persona, una persona di valore. Ecco, chi deve fare cosa a questo punto? Chi ha fallito e come recuperare? Abbiamo diversi punti di riferimento, in questi giorni i dibattiti si sprecano, c'è chi attribuisce un'importanza fondamentale oggigiorno sempre più alla scuola come contenitore che possa accogliere il minore fin dalla tenera età e condurlo per mano fino all'età della ragione, fino all'età anche del raggiungimento della maggiore età, una scuola aperta per l'intera giornata, fino, qualcuno lanciava una proposta, anche qualche dirigente scolastico per la verità, fino alle 21, in modo che si possa costruire intorno al ragazzo una protezione quando non riesce a trovare nella famiglia il riferimento poi in quelle ore che non sono scolastiche. Guardi, io registro sicuramente tanta sensibilità da parte del mondo della scuola, e alla scuola diamo tante responsabilità. Personalmente penso che oggi ogni ragazzo all'interno della scuola debba avere un progetto socio-educativo personalizzato, che però sia collegato alla famiglia, perché non è che i ragazzi sono tutti uguali, il ragazzo è tale all'interno della sua famiglia, e quindi ci sono ragazzi che hanno delle famiglie sulle quali si può fare un certo tipo di affidamento, un certo tipo di discorso, e altri ragazzi che hanno bisogno di recuperare il ruolo dei genitori. E allora io credo che la scuola deve essere sempre più alleata delle singole famiglie dei ragazzi, non solo dei ragazzi. Io penso che sarebbe fondamentale oggi che la scuola avesse un rapporto che non è più uno col ragazzo, ma è che nella triade madre, padre, ragazzo il progetto educativo, perché altrimenti è un progetto didattico. Ti insegno Dante Alighieri, te lo impari, non te lo impari, me lo dici, non me lo dici. Il progetto didattico è sacrosanto, ma il progetto socio-educativo è collegato ai genitori che ha il ragazzo, alla famiglia che ha il ragazzo, alle potenzialità che ha la famiglia e quindi anche alle criticità che poi vanno sostenute. Invece io non vedo ancora questo. Difficile realizzazione? No, basta volerlo, attirando all'interno della scuola le agenzie territoriali, i consultori familiari, ormai sempre più relegati, diciamo, più al sostegno della donna, e anche qui c'è necessità, che al sostegno del minore soprattutto sano, perché poi sulle fasce di bambini malati c'è tanta attenzione. Però oggi noi il problema ce l'abbiamo paradossalmente su bambini sani, ragazzi sani che potrebbero essere adolescenti e giovani adulti sani in un mondo sano, che invece scelgono vie di devianze fino ad arrivare appunto ad essere dei delinquenti in erba. Ma ripeto,
ripeto, sono responsabili ma sono soprattutto vittime. Quindi la scuola, i progetti vanno comunque rivisti e vanno inseriti sulla casa dove vive il bambino, sulle persone che fanno parte di quel sistema. In questo caso i ragazzi sono tutti uguali, ma poi non sono tutti uguali. Ci sono bambini che hanno risorse all'interno della famiglia, ci sono bambini che invece sono penalizzati dalle loro famiglie, e questo credo che debba essere oggi veramente l'obiettivo strategico di una scuola al passo coi tempi. Ecco, appunto, una presa di coscienza di un grande senso di responsabilità di una scuola che deve andare a colmare le diverse lacune. E qui io vorrei aprire anche una parentesi: non siamo di fronte ad un problema di fasce sociali, perché il fenomeno è generalizzato, dal ragazzo benestante a quello che non ha le possibilità. Il modo di pensare è un po' univoco, nel senso che non c'è più il valore reale dell'essere, come lei diceva, al centro, ma c'è un valore diverso che è dato dall'immagine, quindi a cui punta sia il ragazzo benestante, il cosiddetto figlio di papà. Sentivo questa espressione da qualche collega inviato a Napoli in questi giorni per gli episodi di cronaca che si sono verificati. Quindi abbiamo di fronte uno scenario completamente aperto. Certo che il fenomeno della violenza forse può incuniarsi ancor più nelle fasce più a rischio della popolazione, laddove c'è già un clima di violenza, però ciò non toglie che questo non è un deterrente anche in altri ambienti sociali, per cui occorre intervenire. E vediamo allora quanto importante è una formazione diversa, sia di dirigenti scolastici, di insegnanti, che possano essere alleati veri delle famiglie e dei genitori. Occorre ridisegnare un po' tutto, io ci vorrei le regole anche in questo. Ma sicuramente, io penso che se oggi un ragazzo viene iscritto alla scuola elementare come la media, mettiamo un filtro, vogliamo cominciare dalla scuola media, cominciamo dalla scuola media, ma c'è un momento dell'iscrizione in cui, oltre il modulo, tra l'altro online, per cui ovviamente c'è un'efficienza organizzativa ma c'è un distacco totale delle figure, c'è poi un momento nel quale all'inizio del percorso scolastico la scuola incontra il ragazzo con i genitori e si fa questa domanda alla famiglia: cosa ci aspettiamo per questo ragazzo? Dove pensate che tutti insieme possiamo arrivare? Allora io vorrei raccontare un esempio. Quando andavo io alla scuola, tornavo a casa, diciamo anche all'università, tanto è uguale, tornavo a casa e mio papà mi diceva: siamo stati promossi? Durante un esame. In quel siamo stati promossi c'era tutto. C'era la famiglia che si preoccupa e abbraccia l'alunno che torna a casa e dice: siamo stati promossi, abbiamo raggiunto il nostro risultato. Questo era mio padre. Mia madre invece diceva: che voto hai preso? Quindi che voto hai preso? Tu, no lei. E quindi il voto, il numero, il metterti in una scaletta. E poi la seconda domanda era: e gli altri che voto hanno avuto? Quindi il paragone. Allora è ovvio che sicuramente era mio padre la figura educativa all'avanguardia, mentre mia madre, non certo per colpa sua, magari era anche più preoccupata di mio padre, però trasferiva il senso del paragone, il senso della comparazione, il senso della competitività e il senso che se avevi preso 18 e non 30, insomma, facevi un po' schifo rispetto a chi aveva preso 30, mettendomi ovviamente in difficoltà sul piano, diciamo, psicologico. Perché ho fatto questi due paragoni? Perché oggi i genitori devono dire: come siamo andati a scuola? Che cosa abbiamo realizzato? Non che voto hai preso e gli altri che voto hanno preso. Non ce ne frega niente del paragone. Ce ne frega che tuo figlio ha un valore assoluto e deve essere tutelato come persona, non nel paragone con gli altri, perché poi da quel paragone gli altri cosa hanno fatto viene fuori che il tuo telefono è più brutto, i tuoi capelli sono meno brillanti, il tuo anello non è all'altezza e poi la tua macchina non lo è. Quindi nel paragone il ragazzo, che per tanti motivi non è che può essere sempre il primo in tutto, soprattutto su una scala di valori economici, poi può attivare per recuperare meccanismi di devianza. Ma questo ai genitori va insegnato, per cui io ritengo, come abbiamo già detto, che
l'enfasi oggi della società deve essere sugli adulti che hanno cura dei ragazzi e dei bambini. Quindi accendiamo i riflettori sul mondo degli adulti, in che modo dobbiamo farlo allora? Dobbiamo, io penso, lavorare sui dati. In genere, diciamo, in ogni famiglia nasce 1,2 bambini, quindi famiglie non hanno bambini, famiglie ne hanno massimo due, in media c'è un bambino a famiglia, voglio dire. È chiaro che la società su famiglie ormai così piccole può fare grossi investimenti in termini di attenzione. Scuole aperte ai genitori, non fino alle 21 mi tengo il bambino, no, io fino alle 21 mi tengo la famiglia, perché se io fino alle 21 mi tengo il bambino, non faccio una cosa buona. Io se fino alle 21 mi tengo la famiglia, cioè la coinvolgo, in un progetto che può essere di teatro, che può essere di gita scolastica, che può essere di ceramica, che può essere di approfondimento di materie letterarie, che può essere appunto di manifestazioni teatrali, di un progetto di cinema, qualunque sia il progetto, ma non prendiamo il ragazzo e ce lo teniamo. Prendiamo la famiglia deve aderire e condividere il progetto della scuola, altrimenti si creano sempre mondi opposti. E poi può essere anche, e spesso succede, che il bambino fa contagio positivo e quindi recuperare anche famiglie, situazioni psicologiche, sociali, di isolamento, ha un grosso contributo che gli stessi genitori poi possono dare al sistema complessivo. Questo credo. E questa è la scuola. Ci sono però anche altre istituzioni che possono comunque essere coinvolte in un ragionamento che sia di recupero un po' sia delle famiglie, ma anche dei valori, di tutto quello che riguarda il mondo dei ragazzi e dei giovani. In primis la Chiesa. Chiesa che dovrebbe svolgere un ruolo importante, non chiudersi in se stessa, ma piuttosto aprirsi e andare verso i giovani. Ecco, io ho un'immagine anche di un esempio abbastanza negativo in alcune realtà dove ci sono le chiese, ci sono le basiliche e generalmente ci sono le piazze davanti alle chiese. Vediamo questi portoni delle chiese completamente chiusi, i portoni anche delle sale dove un tempo si svolgevano gli oratori, dove c'erano incontri tra i giovani, che vengono chiuse e anzi c'è una sorta anche di rimprovero nei confronti di quei ragazzi che magari giocano col pallone nelle piazze perché danno fastidio, perché ecco, fanno confusione e danno fastidio anche agli stessi sacerdoti. Non è così che riusciamo ad aiutare la nostra società. Non è la Chiesa di Papa Francesco. Se esistono situazioni del genere, sono sicuramente anche qui situazioni in cui evidentemente il sacerdote è rimasto isolato. Non credo mai che ci siano persone, tra virgolette, cattive. Vedo invece molto spesso chiese appunto aperte, ma chiese che devono essere comunque inserite nella rete sociale del comune. Esatto. Perché il comune è nato proprio ed esiste giuridicamente proprio per prendersi cura della popolazione residente, altrimenti saremmo una grande, unico grande comune dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Allora il ruolo del sindaco e degli amministratori, degli assessori, dei consiglieri eletti è proprio quello di fare una scaletta di priorità e dire: io abito nel comune di, non lo so, Catania e ho queste priorità, io abito nel comune di Valle d'Aosta, e ho queste altre priorità. La lettura del territorio deve essere assolutamente fatta e poi in base alla lettura e ai bisogni del territorio bisogna realizzare delle strategie mirando alle fasce deboli della popolazione, ma mirando soprattutto insomma, anche parimenti alla prevenzione di tutte le forme di devianze che ti fanno perdere risorse e ti fanno perdere bellezza nel tuo territorio. Quindi io vedo una situazione del genere in cui tocca agli amministratori, ai sindaci, alle istituzioni collegarsi poi col livello anche, diciamo, provinciale e quindi regionale per dire: io vivo in questo territorio, ho bisogno di queste risorse che arrivano e non devono essere disperse. Guai a sprecare soldi, creare risorse, creare servizi
che però guardino alla famiglia come un unicum. Allora va bene l'asilo, però non che ci prendiamo il bambino e ce lo teniamo fino alle 9 di sera, ma che è stato tutto sbagliato, che invece coinvolgiamo la famiglia nel progetto socio-educativo didattico del bambino o della bambina in tutte le fasce di età. Sarebbe bello anche immaginare, per esempio, una sorta, io direi tavoli, ma tavoli nella maniera, nel gergo per intenderci, ma che i sindaci possano mettere intorno a questo tavolo simbolico le varie parti, le varie istituzioni, le varie parti che sono coinvolte, dalla Chiesa che svolge un ruolo importante e fondamentale, sono tantissimi sacerdoti esempio per i giovani che coinvolgono anche in una progettualità a cui lei faceva riferimento, dal teatro alla musica, gli scout, insomma, esatto. Ci sono altri invece che restano arroccati nelle loro posizioni, che però hanno anche fastidio nell'avere il contatto con i giovani, e così non va bene. Quindi un sindaco che possa mettere intorno a un tavolo la Chiesa, la scuola, le parti sociali, i medici pediatri, perché no? Perché possano dare il loro contributo di idee, una consulenza sui propri assistiti, ma non solo, anche nel modo di gestire i bambini di età pediatrica o anche adolescenziale. Nel modo di gestire il tempo. Ecco, favorire la nascita di non sportelli ma punti di ascolto per i giovani e per i genitori, esatto. Perché anche qui è un problema importante. Qualche volta abbiamo parlato di corsi per la genitorialità, forse oggi ce ne sarebbe bisogno, il panorama non lo prevede, questo non vuol dire che non si possono istituire dei corsi di sostegno alla genitorialità responsabile. Sei responsabile se sei nelle condizioni tecniche di conoscere i dati. Perché è chiaro che non è che uno, come si diceva una volta, nasce imparato, però oggi è necessario imparare ad essere genitori. Quando noi leggiamo di genitori che sono stati giustamente, redarguiti per l'esposizione dei propri figli sui social, dei propri figli, dei minori, dei bambini, è una roba insostenibile questa. Cioè la proiezione di un genitore sulla bellezza del figlio, sulla immagine del figlio, ma il figlio non è tutelato, questa forte proiezione sull'immagine, sempre sull'esteriorità, io veramente la vedo una cosa molto grave, cioè anche l'amore va incanalato in giusti percorsi, come dico sempre ai genitori, no? Comprate vestiti comodi a questi bambini, non me li impupazzate come se dovessero fare la sfilata di Pitti Bimbo. Quello è un momento, poi basta, vestiti comodi, vestiti adatti al gioco, vestiti che non li possono imbalsamare, non si può portare un bambino al parco e dice non ti sporcare, che ce lo porti a fare? Non va bene, cioè proprio non si possono sentire queste cose, non ti sporcare o non sudare, innanzitutto il bambino ha proprio il concetto del divieto, ovviamente non lo vive mai, il bambino è nato per giocare. La prima cosa che il bambino deve fare è giocare liberamente, questo vuol dire vestiti comodi, vestiti semplici, evitare di infiocchettarli in maniera sovradimensionata, è inutile che gli compri un maglioncino importante e poi dopo non lo fai giocare perché si sporca e hai speso tanti soldi. Il bambino non se ne frega niente di quando costa il maglioncino, quello è un indumento comodo col quale deve poter giocare e anche sporcarsi. Quindi voglio dire, siamo molto più sereni nel rapporto con i figli, facciamoli vivere nella semplicità dei valori più che nella esteriorità del valore economico che si attribuisce a un abito o a una cartella, insomma, di scuola. Ho fatto anche un riferimento ai parchi. Io dico anche la carenza di luoghi di aggregazione è una delle cause di tutto quello a cui assistiamo, della mancanza di socializzazione. Il concetto parte da questo: se noi mandiamo i figli a scuola e in classe, giustamente per mantenere una sorta di ordine, questi bambini devono ammutolire dalle 8 del mattino fino alle 14, nella migliore delle ipotesi, che tornano a casa. E quindi già hanno questo divieto, ovviamente, di chiacchierare, il chiacchiericcio in classe. Non c'è un punto di aggregazione e di socializzazione. Complice la tecnologia che li isola ancora di più, perché quando ritornano a casa o comunque anche quando si incontrano sono sempre con questo aggeggio, che sia il telefonino, l'iPad, il computer. Allora, vediamo quanto importante sarebbe
Innanzitutto avere degli spazi pubblici dove incontrarsi in sicurezza, perché anche questo è fondamentale. Magari il genitore ha l'idea che il ragazzo esce, va per strada, si incontra e lì invece incontra i pericoli maggiori, quindi ai sindaci questa ulteriore responsabilità di mettere in sicurezza le zone pubbliche, fruibili soprattutto dai giovani, la creazione di spazi, che sia il parco, che sia anche un circolo per giovani, una qualunque idea, un teatro che possa farli incontrare, ma anche dove svolgere appunto dei progetti che siano utili per i genitori e per i figli. Vediamo come le nostre realtà, soprattutto qui al Mezzogiorno, non hanno nulla di tutto questo. Io invece penso che qualche cosa si può fare come strategia. Per esempio, se noi abbiamo una classe e ci rendiamo conto che i ragazzi non è che possono avere la classica lezione monodirezionale, tutti sanno, dovrebbero sapere che dopo un quarto d'ora non ti ascolta più nessuno perché l'attenzione scende. Allora, favorire il lavoro di gruppo vuol dire che il ragazzo può cercare risposte nel gruppo e non essere condizionato a trovare la risposta sull'iPhone, perché succede anche questo, che spesso i ragazzi a casa al minimo problema trovano la risposta su internet e invece andrebbe prima cercata un po' in se stessa, poi dal confronto con gli altri e poi come terza ipotesi invece è diventata la prima ipotesi accedere ai supporti informatici. Allora, una classe in cui tu fai lezione e poi dice adesso lavorate tutti insieme e, non lo so, elaborate quello che ci siamo detti, così i ragazzi parlano tra di loro, non hanno bisogno di utilizzare il telefonino, possono anche chiacchierare e magari si fanno pure una risata, che male non è. Quindi sono strategie didattiche che vanno modificate perché c'è una modernità, c'è un avanzamento, c'è un superamento di alcune situazioni. Anche necessità diverse, dettate proprio dal contesto. Un altro esempio, per esempio, che la direttrice parlava del paese, no? Delle istituzioni. Allora, ci sono paesi del nord che facevano progetti per il trasporto scolastico dei bambini, chiaramente il pulmino. Poi ci sono stati dei comuni che hanno fatto il progetto che i bambini andavano a scuola a piedi. Piedibus. Il progetto Pedibus, accompagnati dai genitori, da nonni, da adulti, hanno preso questi comuni tanti soldi europei per costruire percorsi pedonali, per piantare alberi durante il percorso, eccetera. Quindi è chiaro che se un comune investe solo nel pulmino, fa una cosa buona, però fa una cosa attesa e comunque non fa una cosa ottima. La cosa ottima è dire, durante i mesi invernali o nelle, insomma, bambini che abitano in situazioni effettivamente troppo lontane dalla scuola, è cosa buona e giusta garantire il mezzo, il veicolo. Ma chi abita in situazioni di un chilometro dalla scuola, premiamolo se va a scuola a piedi. Perché è tutto il contrario quello che dobbiamo dire ai nostri ragazzi. Creandone le condizioni, ovviamente. Creandone le condizioni, creando il marciapiede, tenendolo pulito, creando il percorso e dandogli anche un premio, bravo tu sei un bambino che è andato a scuola a piedi. Voglio dire, sono quelle situazioni che poi creano aggregazione. Per esempio ora c'è il carnevale, allora la facciamo una festa per bambini e per genitori in un centro sociale, in una piazza, sotto un tetto, da qualche parte. Creiamo un momento di aggregazione? Io credo di sì, c'è tanta sensibilità, però come dicevo le energie vanno incanalate nelle cose giuste e io auspico sempre che ci siano amministratori che si colleghino con i pediatri per dire come la vogliamo vivere questa stagione politica, che poi diventa anche tecnica, anche di tipo amministrativo per i ragazzi del nostro paese, perché poi si può fare se ci affidiamo a persone di cultura, a persone che orientano in base ai supporti scientifici di cui soprattutto la Società Italiana di Pediatria dispone. Bene, io direi allora affidiamoci agli esperti, a chi ne sa più di noi sicuramente, perché ogni amministratore, ogni politico non può conoscere tutto di tutto. Per migliorare la nostra società c'è davvero invece bisogno del contributo di ogni espressione della società, ciascuno per le sue competenze, per il proprio ruolo e per le sue professionalità.
Io ringrazio la dottoressa Gentile per essere stata qui con noi per questa chiacchierata che invito a seguire, ad ascoltare attentamente, soprattutto per gli addetti ai lavori, ma non solo, anche i genitori, i ragazzi stessi. Grazie a voi da casa per averci seguito. Arrivederci.